Io continuo a pensare che la civiltà di un territorio si misuri con la velocità con la quale si arriva, da dove a dove. Dove il primo dove è la montagna e il secondo dove è il mare. Noi non possiamo superare 45 minuti per realizzare il superamento di queste distanze. 45 minuti come misuramento e realizzazione della comodità di questa regione. La seconda priorità che ho assunto venendo in questa straordinaria parte d'Abruzzo che racconta storia, racconta identità, racconta anche valore è il fatto che dobbiamo imprimere un'accelerazione al recupero sia dell'edilizia privata che dell'edilizia pubblica di valore storico e architettonico e dobbiamo fare in modo che negli ambienti dove si è ricostruito torni anche la vitalità economica. Convinto come sono che se soltanto le mura vengono ritirate sopra e non c'è la vita economica e la vita culturale, prende il sopravvento il degrado, l'abbandono, il contrario della civiltà. Io sono convinto del fatto che Regione Abruzzo debba fare di più accanto ai comuni, accanto alle associazioni di imprenditori, accanto ai cittadini, anche perché in questa parte di territorio abruzzese può nascere il più grande cantiere d'Europa, un cantiere significativo per le imprese, significativo per i proprietari delle abitazioni, ma significativo anche per le giovani generazioni che ci possono trarre lavoro, formazione, istruzione, alleanze con le università. Ecco, io su questo mi voglio dedicare prendendo il meglio dell'ultima esperienza regionale in scadenza e soprattutto potenziando, facendo sì che tutti i poteri di cui dispone Interregione vengano declinati qui a favore dei problemi che voi avete dovuto sopportare attraverso e a causa del terremoto. Lei ha parlato di infrastrutture, ce n'è una in particolare che sta facendo molto parlare di sé qui all'Aquila, che è l'aeroporto. Cosa pensa di questo? Ma io penso che questa intuizione realizzativa debba essere oltremodo verificata. Una caratteristica che potrebbe assumere è quella di essere una infrastruttura per la protezione civile, la sorveglianza rispetto agli incendi possibili che noi non dobbiamo più far accadere né all'Aquila né in Abruzzo, perché sono nostri amici anche gli alberi e noi dobbiamo fare in modo che le giovani e le passate generazioni abbiano sempre l'amicizia degli alberi. Però dobbiamo anche sapere che come l'Aquila è la città capoluogo di regione, l'Aquila deve riabituare, rieducare anche la regione a dotarsi di infrastrutture laddove possono funzionare e dove possono anche servire. Io mi spenderò per fare sì che l'Aquila sia dotata di una legge che l'aiuti ad essere città capoluogo di regione. Ci doteremo di una legge che faciliti il disbrigo delle incombenze riferite alle competenze regionaliste per quanto riguarda la ricostruzione. Mi dedicherò a fare in modo che la distanza tra Roma e l'Aquila venga ridotta. Così come tra i comuni del circondario dell'Aquila e l'Aquila. Per esempio il tema dell'Aquila Amatrice deve diventare una priorità e anche l'allungamento di questa infrastruttura. Noi faremo un'alleanza con l'Umbria e il Lazio per fare sì che torni anche l'antica potenza di una dorsale di sviluppo che nei secoli passati ha portato luce e attrattiva. Ecco, su questo voi troverete una regione capace di progetto, capace di provvedimenti e capace di decisioni. Non mi sentirete mai dire non è mia competenza. È finito il tempo di una regione minimalista che si fa riconoscere poiché afferma non è mia competenza. Io credo al fatto che ente regione sia uno Stato sul territorio e deve articolare i suoi poteri a favore di chi ha un progetto di vita. Il progetto di vita riguarda le persone, le imprese, i comuni. Lucio Pandolfi, è cominciata la campagna elettorale, quindi si respira un clima, come dire, logico per questo tipo di politica. Luciano D'Alfonso sta per arrivare, che cosa si aspetta lei da D'Alfonso e che cosa si aspetta da D'Alfonso lei, anche se dobbiamo aspettare per chiedergli? Io mi aspetto da Luciano D'Alfonso che tenga fede a tutto quello che in questi mesi già sta cominciando a preannunciare, soprattutto per quanto riguarda questa nostra provincia che è in condizioni davvero pietose. E che cosa si può aspettare da me, Luciano D'Alfonso? Per quello che potrò, un sostegno dato da un povero amministratore che da 21 anni si interessa di questo territorio. E spero che tante persone
come me possano umilmente mettere a servizio solo esclusivamente per il benessere del territorio e dei cittadini questa loro esperienza passata, per poter formulare una squadra importante insieme al prossimo presidente e che possa davvero far rappresentare la regione come una regione di fare, così dice D'Alfonso, e a me piace molto, una regione del fare. Senta, la questione di Alfonso, che appartiene non soltanto anagraficamente ma anche politicamente, soprattutto politicamente, a Pescara e alla costa pescarese dell'Abruzzo, può significare un motivo in più di, come dire, di speranza per un territorio, per l'Abruzzo interno, specie questo che insomma soffre in maniera indescrivibile la crisi? Secondo me sì, perché è logico, non possiamo negare le origini, e la parte, diciamo, Pescara lo ha visto nascere ed è logico che D'Alfonso ne faccia parte in maniera naturale. Però Luciano D'Alfonso, a mio parere e credo a parere, diciamo, della maggior parte dei cittadini di questo territorio, di questa nostra regione, è un vero politico, e il vero politico scommette sulle situazioni difficili. Per D'Alfonso la nostra provincia, il nostro capoluogo, quello che lui, ripeto, fino ad oggi ci sta preannunciando di voler fare per questo territorio, a mio parere è una scommessa. E Luciano sono certa che non solo manterrà, ma forse riuscirà anche a superare quello che sta momentaneamente preannunciando, perché, ripeto, ha una capacità e un'esperienza concreta, ne abbiamo avuto prova quando è stato sindaco a Pescara. Adesso il nostro territorio ha prioritariamente un'esigenza, a mio parere, e mi riferisco alla nostra provincia, quella dell'occupazione, quella di far riattivare immediatamente la politica del lavoro. Allora, Luciano D'Alfonso ha dato dimostrazione anche a Pescara di saper attivare per l'economia una rete importante che ha caratterizzato il suo mandato. Ecco perché io sono certa che saprà fare altrettanto per questa nostra provincia. Avvocato Valentini, c'è tanto da costruire in questa città, voi con D'Alfonso ci provate, bisogna riaffermare, come lei ha detto poco fa durante il convegno, l'incontro, che L'Aquila una sua supremazia storica ce l'ha. Non c'è dubbio, qua non c'è tanto da ricostruire, qua c'è tutto da ricostruire, questo è il problema, hanno rovinato tutto. Non solo le case, perché le case è secondario, hanno rovinato il lavoro, hanno rovinato la società, ci hanno fatto diventare dei desaparecidos, sperando che non ci fanno diventare dei desescamisados, perché quando in una città manca il lavoro, quando nella città manca il lavoro, quando la gente se ne va, i laureati se ne vanno, i diplomati se ne vanno, i geometri se ne vanno, gli operai non trovano lavoro, questa è la fine di una società, questo è il punto. Senta, siamo passati a dei numeri paurosi in basso. Senta, la provenienza di D'Alfonso è pescarese, sia anagrafica che politica. La Pandolfi ha detto non è una discriminante, anzi è un valore aggiunto, è d'accordo? Come no, Pescara è Pescara con la sua specificità, L'Aquila è una città, la prima città, la più importante città con la sua specificità, abbiamo fatto di tutto di più, dobbiamo fare e dare una risposta eccezionale a un territorio che è stato eccezionalmente colpito. Grazie. Grazie a voi.